Tutta la società strutturata sul denaro e orientata al materialismo è una società falsa. La nostra società passerà alla storia per il più basso livello di evoluzione sociale. Abbiamo l'intelligenza, la conoscenza, la tecnologia e la possibilità di costruire una civiltà completamente nuova. È stato l'aver vissuto durante la Grande Depressione del 1929 che ha contribuito a formare la mia coscienza sociale. In quel periodo capii che la Terra era ancora allo stesso posto, gli impianti di produzione erano ancora intatti e le risorse erano ancora lì. Ma la gente non aveva i soldi per acquistare i prodotti. Sentii che le regole del gioco economico erano obsolete e insufficienti. La miseria, la sofferenza e la guerra mi fornirono l'incentivo per il lavoro della mia vita. Fui anche motivato dalla apparente incompetenza dei governi, del mondo accademico e della mancanza di soluzioni offerte dagli scienziati. Mi resi conto che invece di lavorare con gli individui, un metodo più efficace sarebbe stato quello di ridisegnare la cultura. Fu l'inizio di una ricerca costante per trovare soluzioni ai tanti problemi che abbiamo oggi. Questa presentazione è un piano realizzabile di cambiamento sociale, che opera verso una civiltà globale, pacifica e sostenibile, dove gli esseri umani, la tecnologia e la natura coesistono. Delinea un'alternativa per cui lottare, dove i diritti umani non sono solo proclami su carta, ma uno stile di vita. È chiamato The Venus Project. Il suo fondatore, Jacques Fresco, invita a un completo ripensamento della cultura, in cui guerra, povertà, fame, debito e inutili sofferenze umane sono visti non solo come evitabili, ma totalmente inaccettabili. È sempre più evidente che qualunque soluzione di portata inferiore comporta il persistere degli stessi problemi che dobbiamo affrontare oggi. Il centro di ricerca del Venus Project, costruito da Jacques Fresco e Roxane Medeau, si trova a Venus, in Florida. Affronta molte delle cause alla radice delle nostre difficoltà, ma quali sono le vere origini dei nostri problemi? Al momento ci ritroviamo con ben poche alternative, visto che siamo in rotta di collisione con il nostro stesso operato. Le risposte di ieri non sono più pertinenti. Considerato il danno già fatto all'ambiente, ci stiamo rapidamente avvicinando a un punto di non ritorno, in cui sarà la natura a dettare il corso. O continuiamo come sempre, con usanze sociali e modalità di pensiero antiquate, minacciando in tal modo il nostro futuro. Oppure applichiamo un insieme più appropriato di valori, adeguato per una società sostenibile, con maggiori opportunità e libertà. Gli americani sono stati condizionati dal loro tipo di società a cambiare auto ogni anno, ad acquistare un nuovo televisore o un registratore. Noi siamo dannatamente radicali, ma i nostri politici e le istituzioni sociali non sono cambiate. Ed è qui che ristagniamo, perché associamo sempre ogni nuova idea con il comunismo o altre forme di regime, perché siamo stati educati a temere ciò che è nuovo. Nessuno dei sistemi economici mondiali, socialismo, comunismo, fascismo, sistema della libera impresa,
ha eliminato i problemi di elitarismo, nazionalismo, razzismo e soprattutto la scarsità. Tutti problemi basati principalmente sulla disparità economica. Quando si usa il denaro per regolare e distribuire le risorse a fini di lucro, le persone e le nazioni sono egoiste, cercheranno di avvantaggiarsi a ogni costo. Lo fanno mantenendo un margine competitivo o attraverso l'intervento militare. La guerra rappresenta il supremo fallimento delle nazioni per risolvere le loro differenze. Da un punto di vista strettamente pragmatico, è lo spreco di vite e di risorse più inutile mai concepito. La maggior parte delle guerre sono per il controllo delle risorse e per mantenere la propria posizione di vantaggio differenziale. Non sono basate sulla dignità umana, non sono basate sulla elevazione degli esseri umani. Forse puoi elevare gli esseri umani nel paese vincitore. Potrebbe essere così, ma per quanto riguarda il resto del mondo, il prezzo da pagare è enorme. Questo tentativo brutale e violento per risolvere le divergenze internazionali assume toni ancora più inquietanti, con l'avvento di sistemi di lancio computerizzati di armi nucleari, biologiche e chimiche mortali. Oltre 100.000 imprese prosperano grazie al Pentagono, ma il grosso del denaro va nelle mani delle grandi corporazioni. È una manna dal cielo, un'opportunità per fare soldi per coloro che traggono profitto dal comparto dell'industria militare. Se non si traesse profitto dalle guerre, credete davvero che le faremmo? Se ti arruoli nell'esercito per servire questo paese, metti la tua vita in gioco. Dovrebbero arruolare tutte le industrie belliche, ogni produttore di cannoni, mitragliatrici, automobili, jeep, navi da guerra. Dovrebbero essere tutti arruolati, così perceperebbero lo stesso stipendio dell'esercito. Allora sarebbe equo, ma se si fanno i milioni vendendo navi da guerra e mitragliatrici per l'esercito, questa è corruzione. Forse per me, se avessimo milioni di uomini nell'esercito, li manderei a scuola per diventare risolutori di problemi su come andare d'accordo con le altre nazioni. Ecco cosa dovremmo fare. Non uccidere. I soldati sono solo macchine per uccidere, sono addestrati a uccidere. Io li addestrerei a essere in grado di andare in Messico, a colmare le differenze, andare nel mondo arabo a vedere se riescono a colmare le differenze, in modo da unire tutte le nazioni. La guerra non è l'unica forma di violenza esercitata sulle persone. Ci sono anche fame, povertà, indigenza e disoccupazione. L'accettazione di queste condizioni come espressione della natura umana è una favola, utilizzata per mantenere le cose come sono. La genetica non ha nulla a che fare con l'avidità, gli affari, i pregiudizi razziali. Tutti i sistemi operanti in ogni società sono parte dell'educazione che ricevi. I libri che leggi, i modelli in cui ti identifichi, le persone che ammiri. I geni non hanno nulla a che fare, se non con il colore dei tuoi occhi, la forma del tuo naso, probabilmente caratteristiche ereditate. I geni non controllano i valori. Perfino se sei nato con un cervello migliore di un'altra persona, recettori migliori, migliore qualità del tessuto cerebrale, direi che anche se hai un cervello migliore, ma vivi in un paese fascista, diventerai fascista comunque. Il cervello non possiede meccanismi di discriminazione. Il cervello non può dirti ciò che è rilevante o meno, se non attraverso l'esperienza. Noi non siamo nati con avidità, invidia, odio o fanatismo. Il nostro comportamento e i nostri valori rispecchiano la natura a cui siamo esposti. Se fossi nato tra i cacciatori di teste del Rio delle Amazzoni, saresti un cacciatore di teste. Se ti dicessi, non ti dà fastidio avere 5 teste rimpicciolite, diresti sì, mio fratello ne ha 20. Quindi, è impazzito? No, questo è normale nella sua cultura.
I problemi sociali e ambientali rimarranno insormontabili finché poche nazioni controllano la maggior parte delle risorse della Terra e si pone il profitto al di sopra del benessere delle persone. Mettere i profitti al primo posto provoca le inutili sofferenze e i comportamenti aberranti che prevalgono oggi. Molta gente ritiene che abbiamo bisogno delle leggi per eliminare i nostri problemi. Abbiamo molte leggi, migliaia su migliaia, ma vengono costantemente infrante. Proclami e trattati di carta non alterano la realtà di scarsità, privazione e insicurezza. È possibile prevedere e valutare il delinearsi del futuro se si conoscono le tendenze degli eventi nell'inquinamento oceanico e la scarsità dei terreni coltivabili. Se si osserva crescere questo sistema degradante, si possono prevedere disordini, uccisioni e omicidi. Il comportamento umano è generato dalla realtà che lo circonda. Se c'è scarsità, diciamo, di acqua, il suo valore cresce e il prezzo è alto. Parliamo di scarsità come sistema. Supponiamo che piova oro per circa 3 giorni, polvere d'oro. La gente se ne riempirebbe le cantine, le soffitte, ogni cassetto della casa, butterebbero via i vestiti. Se continuasse a piovere per un anno e ci fosse oro dappertutto, la gente lo getterebbe, si toglierebbe gli anelli e li butterebbe via, perché il comportamento umano subisce l'adattamento a tale condizione. C'è semplicemente un poliziotto davanti a quello di cui le persone hanno bisogno e a cui non hanno accesso. Così ci viene piazzata una guardia. Ma se gli alberi di limoni, gli aranci, crescessero ovunque, non si potrebbero vendere. Se approdaste su un'isola con risorse in abbondanza e foste in 10 persone e ci fossero 1000 pesci a testa e 10 volte tanto di panasse e banane, il denaro non esisterebbe. La proprietà privata non esisterebbe se l'isola fosse grande abbastanza, con 10 persone e 3000 ettari. A nessuno importerebbe un accidente di recintare una determinata area. Ci sono modelli di comportamento che promuovono la sopravvivenza. Esistono condizioni sociali che cambiano i nostri valori e la nostra percezione. Nessuno può scrivere una costituzione del comportamento più adeguato senza considerare l'ambiente. Quindi faremo meglio a prenderci cura dell'ambiente, faremo meglio a prenderci cura gli uni degli altri e faremo meglio a educare le persone al meglio delle nostre capacità al fine di avere una società. Nemmeno un trattato di pace può prevenire una guerra se non vengono affrontate le cause che vi sono alla base. Può darsi che siano necessarie persone etiche al governo che si adoperino per il benessere di tutti. Ma anche se la persona più etica fosse eletta per governare con le risorse in esaurimento, continuerebbero a esserci ancora menzogne, truffe, furti e corruzione. Non sono necessarie persone etiche, ma piuttosto una gestione intelligente delle risorse della Terra, per il benessere di tutti. Esaminiamo la nostra organizzazione sociale. Per mantenere la nostra economia, i prodotti devono essere venduti continuamente. Per garantire questo, vengono deliberatamente progettati per deteriorarsi e rompersi. Forse l'avrete notato, questo di solito accade subito dopo la scadenza della garanzia. Tale pratica corrotta viene denominata obsolescenza pianificata, ossia la riduzione consapevole dell'efficienza. Gli innovatori frequentano le migliori scuole per poi essere chiamati a progettare prodotti che si deteriorano e si rompono secondo il programma stabilito. Questo si traduce in un enorme spreco di risorse ed energia. Stiamo depredando il pianeta in nome del profitto. Se ci pensi, le persone non hanno bisogno del lavoro, ma dell'accesso a ciò per cui occorre uno stipendio. I soldi non rappresentano niente di reale. Non c'è oro, argento o altra risorsa che li avvalori.
Non si può mangiare il denaro o costruirci una casa. Non è nemmeno correlato alla nostra reale capacità di produrre beni e servizi su questo pianeta. Il sistema monetario ci è stato tramandato nei secoli e continuiamo a usarlo senza porci domande. Questo sistema continuerà ad automatizzare sempre di più, tagliando il potere di acquisto della maggioranza della popolazione. Arriverà un momento, si chiama curva gaussiana, dove l'occupazione è questa, la produzione è questa e il potere di acquisto questo. Il sistema si ferma. Le banche falliscono e non funziona più niente. Ci stiamo dirigendo in quella direzione molto rapidamente. We have finally gotten to a place and 2011 where it's becoming obvious that the machine has beaten the man. We're incredibly productive with far fewer people. We are more productive as an economy than ever before. An iPad app can do more less than workers. Four people. Just that there are fewer jobs. The jobs that do exist now can have lower wages because for obvious reasons. A lot of people looking for a small number of jobs. The wages go down. That has huge impacts on the middle class and ripples out from there. Stiamo andando verso un collasso sociale. Penso che questo accadrà in tutto il mondo, non solo qui. Non è necessario rovesciare il governo, basta lasciarlo a se stesso, si rovescerà da solo. Se controlli i media, per un po' puoi tenere buone le persone, ma se sempre più gente viene licenziata e rimane senza potere di acquisto, il sistema crolla, non funziona più, quelli insorgono. Sta già succedendo, questa nazione è già insolvente. Avranno difficoltà con la sicurezza nazionale a far fronte alle spese di previdenza sociale. Hanno speso ben oltre quello che già avevano. Adesso possono solo creare altro debito, prendere in prestito sempre più soldi dalle banche. Vi vogliamo mostrare un simbolo alquanto triste dei nostri tempi. Non è lontano da qui, nel centro di Manhattan. Il debito nazionale è troppo grande perfino per il contatore del debito pubblico. Risale al 1989, quando il debito pubblico era meno di 3 trilioni di dollari. Il debito si è accumulato così rapidamente che hanno dovuto togliere il simbolo del dollaro per fare spazio ad una cifra aggiuntiva via via che il numero cresceva, a più di 10 trilioni di dollari di oggi e aumenta ogni secondo. Un nuovo contatore con due cifre aggiuntive verrà installato l'anno prossimo. Il governo federale non ha il permesso di stampare soldi. Non ha il permesso di prestare soldi o entrare nel business bancario. Questo è un privilegio solo per i banchieri. Cosa deve fare il governo se vuole costruire una flotta aerea, diciamo di 2.000 aerei al mese? Deve prendere in prestito i soldi da un istituto di credito privato, firmare cambiali, poi se perde la guerra o fallisce, il fardello di ripagare il debito ricade sui cittadini. Noi, con i nostri costrutti sociali, ci troviamo in uno stato di transizione, in tema di evoluzione sociale. Se vogliamo superare questi tempi turbolenti, dobbiamo essere capaci di adattarci a cambiare. Tutto cambia, compresi i nostri sistemi sociali. Albert Einstein dichiarò: «Non possiamo risolvere i problemi usando la stessa mentalità che li ha generati». La Terra è ancora ricca di risorse. La nostra pratica di razionamento delle risorse attraverso il controllo monetario non è più pertinente ed è in realtà controproducente per la nostra stessa sopravvivenza. Oggi disponiamo di tecnologie altamente avanzate, ma il nostro sistema sociale ed economico non ha tenuto il passo con le potenzialità tecnologiche, che invece potrebbero facilmente creare un mondo di abbondanza per tutti, senza servitù né debito. Come può essere possibile tutto ciò? Non ci sono abbastanza soldi per fornire cibo o alloggio a tutte le persone del mondo, né tantomeno per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Tuttavia, la Terra ha risorse più che sufficienti per soddisfare i bisogni di tutti, ma solo se gestite con intelligenza.
Jacques Fresco prospetta una soluzione che definisce economia basata sulle risorse. Si tratta di un sistema socio-economico nel quale beni e servizi sono a disposizione di tutti, senza l'uso del denaro, baratto, credito, debito o servitù di altro genere. Diverso da qualsiasi sistema sociale mai visto finora. Fresco è giunto a questa conclusione dopo 75 anni di studio e ricerca sperimentale. Un'economia basata sulle risorse opera in base alle risorse disponibili e rende tali risorse accessibili a ogni essere umano sulla Terra gratuitamente, senza alcun prezzo da pagare. Oggi abbiamo risorse più che a sufficienza per costruire una società molto più avanzata. Non sto parlando di sussidi minimi tanto per consentire alla gente di tirare avanti. Sto parlando di una civiltà estremamente avanzata. Abbiamo le risorse, abbiamo la tecnologia, dobbiamo solo applicarla. Uno degli obiettivi principali del Venus Project è eliminare la scarsità. È qui che entra in gioco la tecnologia. Perché se si realizza un'economia basata sulle risorse e alcune risorse sono scarse, non funzionerà. Se si realizza un'economia basata sulle risorse in una società che non ha risorse, non funzionerà. Quindi, oggi con la nostra tecnologia possiamo far sì che tutto diventi accessibile. Possiamo eliminare la scarsità, possiamo creare abbondanza. E finché si potrà creare tale abbondanza, questa sarà volta a eliminare avidità, egoismo e molti dei crimini e dei comportamenti aberranti. Un sistema sociale potrebbe essere progettato per far sì che tutti vivano in modo compiuto e costruttivo se tutto il potenziale scientifico e tecnologico fosse indirizzato verso l'interesse umano e ambientale e al superamento delle scarsità artificiali dei sistemi monetari basati sul debito. Tutte le persone, a prescindere dalla filosofia politica, dalle usanze sociali o dalle differenze religiose, dipendono in ultima analisi dalle stesse risorse: acqua e aria pulite, terra coltivabile, assistenza medica e un'educazione adeguata. Credo che giurare fedeltà alla terra e a coloro che la abitano sia la via da seguire per il futuro. La specie umana è un'unica famiglia e il mondo è la casa di tutti. Nazioni e persone non possono più coesistere separatamente. Niente più confini. In modo che ognuno possa andare ovunque. Prima di arrivare a unirsi, gli stati usavano mettere dei confini. Solitamente combattevano, avevano eserciti, litigavano tra loro. Questo è il nostro territorio. Oh no, stai sconfinando! Una volta messi insieme gli stati, il governo stabiliva i nuovi confini e venivano accettati da tutti. Questo determinava la fine delle controversie territoriali. Se desideri la fine della guerra, devi dichiarare la terra patrimonio comune. Questo non ha niente a che vedere con coloro che vogliono costruire un ordine mondiale elitario con loro stessi e le grandi corporazioni al controllo e il resto del mondo asservito a essi. Al contrario, un'economia globale basata sulle risorse permette a tutte le persone di raggiungere il loro potenziale più alto, di prosperare e crescere in una società funzionale, una società che allo stesso tempo protegge e conserva l'ambiente, che comprende che siamo parte della natura, non separati da essa. Qualcuno chiede che fine farebbe l'incentivo se le necessità fossero soddisfatte senza il bisogno di lavorare per il loro raggiungimento. Questa domanda presume che gli esseri umani non abbiano desideri oltre alle necessità di base. Se questo fosse vero, non ci sarebbero inventori, scrittori o insegnanti. Le persone lavorano con passione su cose che le interessano e le stimolano. Mettiamo tutti in condizione di avere l'opportunità di prendere parte alla più grande sfida possibile: migliorare il nostro mondo per ognuno. Si esalterà l'individualità piuttosto che l'uniformità. Questo assetto sociale produrrà un nuovo sistema di incentivi che valorizza la protezione dell'ambiente e gli interessi sociali, piuttosto che gli scopi vuoti ed egocentrici di ricchezza, proprietà e potere. Questo non richiede uniformità, richiede assolutamente diversità.
Più le persone sono diverse, maggiore è l'individualità. Quindi noi enfatizziamo l'individualità, la creatività e l'innovazione. Questa è l'essenza della progettazione. Non sarà un gruppo di scienziati a dire alla gente cosa fare, come vivere, dove andare, cosa seguire. Motivazione e incentivo esistono quando le persone hanno compiti significativi. La vera crescita e lo sviluppo si verificano quando le persone sono coinvolte in sfide creative e azioni costruttive. Tuttavia, motivazione e incentivo muoiono nell'oppressione quotidiana di lavori noiosi e ripetitivi, necessari a guadagnare un salario. Se dai alle persone le cose, se le nutri, le vesti e fornisci loro una casa gratuitamente, non lavorerebbero perché non ne avrebbero bisogno. Hanno una casa, vestiti, film e divertimento. Perché lavorare? Il lavoro è duro, monotono e noioso. Nel futuro, se le persone soddisferanno le proprie necessità senza essere coinvolte in nessuna iniziativa, falliremo. Le persone sono costantemente messe alla prova da nuove cose. Nelle nostre scuole le stimoliamo sottoponendo loro questioni irrisolte. Vi sono molti problemi non risolti. Essere nutrito e vestito non impedisce al tuo cervello di lavorare. Così fosse, i milionari non farebbero niente. Sarebbero inattivi perché hanno tutti i mezzi di sostentamento. Questo non è vero. Ci sono milionari che lavorano 18 ore al giorno e non ne hanno mai abbastanza. Dipende dal background e dall'educazione. Più conosci l'oceanografia, l'astronomia, eccetera, più sei interessato, più ti senti vivo. Se solo ti venissero forniti cibo, vestiti e riparo, allora potresti lavorare, non avresti la preoccupazione di guadagnarti da vivere e il tuo incentivo si accrescerebbe in modo considerevole. Io lo definisco un sistema di incentivi nuovo, innovativo, non orientato al denaro ma orientato alla risoluzione dei problemi, e vorrai darti da fare vedendo il mondo diventare un posto migliore. Come possiamo utilizzare saggiamente la nostra tecnologia in modo che vi sia più che a sufficienza per tutti? Per ottenere questo è indispensabile una pianificazione che sia basata sulla capacità portante delle risorse del pianeta. La nostra intera infrastruttura deve essere riprogettata e gestita tramite sistemi completi, coerenti e integrati. Questo significa che dobbiamo considerare l'intera comunità globale come una singola unità che include tutti, pianificare di conseguenza. Solo così possiamo utilizzare la nostra tecnologia per superare le carenze di risorse, generare abbondanza universale e proteggere l'ambiente. È quindi necessaria un'indagine globale per determinare esattamente di cosa disponiamo, facendo un inventario delle nostre risorse naturali, del personale dei centri di produzione e delle necessità delle persone. Questo ci consente di stabilire la quantità di beni e servizi necessari. Per esempio, dove è situato il terreno coltivabile per le colture? Quante persone ci sono nei vari luoghi e qual è il loro stato di salute? Ciò determinerebbe dove e quanti ospedali costruire. Se provi a farlo oggi, a chiedere un'indagine globale sulle risorse delle nazioni, tutti si chiederebbero a cosa ti serve, per vedere se abbiamo risorse sufficienti per combatterci con le armi o altro. Sarebbero scettici, riluttanti a fornire tali informazioni, quindi direi che non funzionerebbe nella cultura di oggi. Ma dopo che sono state esposte le idee e le motivazioni su cui si basano i vantaggi acquisiti da tutte le nazioni, e dovrebbero essere vantaggi specifici che possano capire nei loro termini, se acconsentono allora l'indagine può essere condotta. Non si baserebbe sulla mia opinione o quella di qualcun altro. Sono la dimensione della popolazione, le risorse disponibili, la capacità portante della Terra che determinano ciò che viene fatto e quanto velocemente le cose progrediranno. Oggi le cose sono fatte su basi totalmente differenti, ma nel futuro sarà tutto basato su una forma di equilibrio dinamico. Questo significa che tutto opera al massimo delle proprie potenzialità, senza trascurare l'ambiente. La chiave per ottenere abbondanza e un elevato standard di vita per tutti è automatizzare il più possibile, nel più breve periodo di tempo. Ma durante la transizione dovremmo unire le capacità tecniche delle persone che lavorano con i computer, che lavorano con la
tecnologia in grado di costruire e progettare i metodi di distribuzione di tali risorse e gli impianti industriali necessari per lavorarle. I nostri problemi e le loro soluzioni sono di carattere tecnico, non politico. La maggior parte dei problemi potranno essere risolti quando la tecnologia e il metodo scientifico saranno messi al servizio di tutte le persone, non solo di pochi eletti. Cos'è che vuoi? Devi chiederlo a te stesso. Io voglio vivere in un mondo in cui non devo aver paura che i miei figli andranno in un'altra guerra, dove ci saranno privazioni, problemi o malattie. Sai come si costruisce un mondo così? No, non lo so. Bene, come si costruisce? Inviti le varie divisioni della scienza, le riunisci e dici: questi sono i problemi che vorremmo risolvere. Un governo scientifico non significa che gli scienziati governano o controllano le persone. Vuol dire che conoscono i metodi migliori per costruire sistemi di trasporto, i metodi migliori per pulire l'aria, per ripristinare gli oceani, metodi migliori di quelli che conosciamo attualmente. I computer possono soddisfare le esigenze di tutti, quando la cibernetica è definitivamente integrata in tutti gli aspetti di questa cultura nuova e dinamica. Puoi vederlo come un sistema nervoso elettronico che si estende in tutte le aree del complesso sociale, la cui funzione sarebbe quella di coordinare l'equilibrio tra produzione e distribuzione, assicurando che non ci siano carenze o sovraccarichi. In questa società altamente tecnologica, le decisioni saranno basate su feedback diretti ambientali, umani e industriali. Immagina un sistema di sensori elettrici che attraversano l'intero ambiente da città, fabbriche, magazzini, centri di distribuzione, reti di trasporti. Raccoglie dati da tutte le parti del mondo per decisioni sempre più appropriate. Le decisioni si basano sulle esigenze della società, piuttosto che sugli interessi aziendali o privati. Non è della tecnologia automatizzata o delle macchine che dovremmo diffidare, ma dell'abuso o dell'uso improprio della tecnologia per interessi egoistici. Ricorda, sono le persone che decidono per quali scopi usare le macchine. Se la tecnologia non libera tutte le persone, perseguendo le più alte aspirazioni nello sviluppo umano, tutto il suo potenziale tecnologico sarà privo di significato. Si deve fare sempre uno studio sia in positivo che in negativo prima di impegnarsi nella ricostruzione dell'ambiente attuale. Sono solo chiacchiere, se non vi è un piano tecnico per organizzare e utilizzare le risorse al fine di realizzare abbondanza. Quanto segue sono alcuni dei numerosi approcci che il Venus Project offre per l'intero spettro sociale. Oggi, oltre metà della popolazione vive in città che sono inquinate e pericolose, che sprecano energia. Quello che dobbiamo fare è progettare una città che sia un sistema vivente, come un organismo, come un'università. Perciò tutte le città del futuro saranno città universitarie, che crescono, che continuano a scambiarsi idee. Le città avranno un sistema integrato di trasporti, per cui non ci saranno incidenti e nessun aspetto della tecnologia resterà inesplorato. Medicina, botanica, agricoltura, tutto sarà un unico sistema pianificato. In realtà è meglio costruire nuove città da zero, piuttosto che ristrutturare e mantenere quelle vecchie. Fresco utilizza un approccio sistemico nella progettazione di nuove città. Sono luoghi in cui è desiderabile e piacevole vivere. L'idea che una pianificazione generale intelligente implichi l'uniformità di massa è assurda. Le città sarebbero uniformi solo nel senso che richiederebbero molti meno materiali, tempo ed energia. E sarebbero sufficientemente flessibili da consentire modifiche innovative, preservando allo stesso tempo l'ecologia locale. Se progettiamo le nostre città per soddisfare i bisogni umani, non avremo la maggior parte dei problemi che prevalgono oggi. Nella cupola centrale vi sono i servizi per l'infanzia, scuole, centri di cura medica e dentale. Nella costruzione e progettazione delle città sviluppiamo un ottavo dell'intero sistema e poi lo replichiamo, invece di avere gli architetti impegnati a progettare ogni edificio e struttura, che è un enorme spreco di energia e talento.
Quando si lavora per risolvere il problema degli alloggi per tutta la popolazione mondiale, le tecniche di costruzione dovrebbero essere molto diverse da quelle impiegate oggi. Strutture a estrusione o autoerigenti potrebbero rivoluzionare e accelerare i processi di costruzione. Questi appartamenti leggeri e durevoli potrebbero essere prodotti per estrusione continua e poi disassemblati e posizionati in loco dalle mega macchine. Gli involucri esterni di queste strutture efficienti fungono da generatori fotovoltaici e concentratori di calore. Non si possiede niente in questa società. Davvero, la gente non vuole i soldi. Vuole accedere alle cose nel momento in cui ne ha bisogno. Le persone in una società di abbondanza, avendo accesso ai beni, non avranno più bisogno di immagazzinarli e accumularli. Li ricicliamo, li aggiorniamo e li miglioriamo. Prendete gli stessi materiali di una vecchia auto, pesano esattamente come una macchina nuova, perciò lì non ci saranno auto vecchie. Auto vecchie significano pericolo. Se guidi un'automobile molto costosa e qualcun altro un rottame, i cui freni non funzionano, tu potresti morire. Non vogliamo automobili vecchie in strada, non vogliamo nulla che si rompa, non vogliamo nulla che richieda revisioni. In un'economia basata sulle risorse, le persone avrebbero accesso a tutti i prodotti di cui necessitano, senza l'onere di dover acquistare, preservare o assicurare i propri beni. In questo modo c'è molto di più a disposizione per tutti e i prodotti sono sempre disponibili quando servono. Tutto ciò di cui la gente ha bisogno è disponibile nelle cupole esterne di accesso ai beni. Materiali da modellare, strumenti musicali, un qualcosa come la biblioteca pubblica. Si può entrare e prendere una macchina fotografica, una bicicletta o un orologio da polso. Tutto ciò di cui si ha bisogno è disponibile, senza un prezzo da pagare. Ciò significa che si dovrà raggiungere un livello di produzione così elevato che la scarsità non esisterà più. E questo preverrà quasi tutta la criminalità. Non c'è un modo di segmentare o rendere giusto ed equo questo sistema. Dobbiamo creare un sistema che garantisca i diritti umani. Quando tutti hanno libero accesso a beni e servizi, non c'è bisogno di lottare per i diritti delle donne o i diritti dei neri. È automatico in una società che va in quella direzione. Non c'è bisogno di fare leggi come non rubare. Si eviterebbe questo comportamento. Intorno alla cupola centrale si trovano i centri di ricerca, centri che fanno un lavoro relativo alla sostenibilità di tutta la comunità. Allontanandoci dai centri di ricerca, si arriva alla zona ricreativa, che dispone di campi da tennis e di tutti i giochi che la gente richiede. Spostandoci ancora, arriviamo al quartiere residenziale. Ci sono ruscelli, cascate, laghi in tutta l'area. Potremmo fornire una vasta gamma di case e appartamenti unici, che non hanno bisogno di manutenzione, ignifughe e praticamente inattaccabili dalle condizioni climatiche avverse. Muovendoci al settore successivo, giungiamo agli appartamenti. Il motivo per cui alcune persone vogliono vivere negli appartamenti è che vi sono gruppi teatrali, palestre, assistenza medica e dentale, tutto incluso nella torre centrale. Sento che in futuro le persone si sposteranno dalle case individuali e vivranno in complessi più ampi. Andando verso l'esterno, arriviamo alle colture al coperto o fattorie idroponiche. Poi vi sono anche le colture all'aperto. La città utilizzerà il meglio della tecnologia pulita in armonia con la natura, come eolico, solare, geotermico, concentratori di calore, piezoelettrico, mareo motrice, differenziale termico, prese termiche oceaniche e molto altro. In futuro si potrà sviluppare ulteriormente la generazione di energia, costruendo un ponte continentale o un tunnel sottomarino attraverso lo stretto di Bering.
Queste strutture sottomarine convertirebbero una parte delle correnti oceaniche grazie a delle turbine per ottenere fonti pulite di energia. L'utilizzo di queste fonti di energia potenzierebbe la distribuzione di energia pulita sulla Terra e permetterebbe a tutte le persone di godere di uno standard di vita molto alto per migliaia di anni a venire. Non vi è più bisogno di utilizzare idrocarburi inquinanti. L'inquinamento diverrà storia passata. Tutti i trasporti saranno integrati in un sistema planetario. Il trasporto nelle città avverrà tramite trasportatori orizzontali e verticali. Il viaggio da città a città verrà effettuato su monorotaia. Treni a levitazione magnetica saranno usati per i viaggi a lunga distanza. Per aumentare l'efficienza, questi treni maglev, ad alta velocità, saranno forniti di scomparti rimovibili, che potranno essere sganciati mentre il treno è in movimento. Gli aerei avranno un'ampia gamma di configurazioni. I VTOL, velivoli a decollo e atterraggio verticale, vengono usati per trasportare sia passeggeri che merci. La priorità è la sicurezza, anziché il risparmio di denaro o dover competere col minor offerente. Questi trasporti modulari sono composti da sezioni rimovibili che possono essere caricate e scaricate rapidamente. Il numero di sezioni varia in base alla quantità di merci da consegnare. Quando tutti i moduli sono collegati, possono essere spostati come una singola unità. Le navi possono essere impianti di produzione galleggianti, che producono le merci mentre sono in viaggio verso le loro destinazioni. Possono anche servire da centri di educazione, in cui bambini e adulti viaggiano intorno al mondo e ricevono un'educazione innovativa, non attraverso studi indiretti, ma con l'esperienza sul campo e interagendo con l'ambiente reale. Un sistema nazionale di trasporti includerà una rete di canali navigabili e sistemi di irrigazione. Questi potrebbero servire per minimizzare la minaccia di inondazioni o siccità, permettendo al contempo la migrazione dei pesci, fungendo da tagliafuoco naturali, da risorse d'acqua di emergenza, da allevamenti ittici e aree ricreative. Quando useremo la scienza e la tecnologia direttamente nel sistema sociale, senza le restrizioni del mercato, della finanza o dei brevetti, otterremo uno standard di vita molto alto, in un periodo di tempo molto breve. Questa società si migliorerà costantemente, cambiando rapidamente grazie a nuove tecnologie, invenzioni e idee. Sarebbe una società emergente, piuttosto che una società bloccata come quella che abbiamo oggi. Immagina di vivere in una straordinaria città oceanica, aiutando a ristabilire l'ambiente dell'oceano, eliminando nel contempo la pressione demografica terrestre. Queste città nel mare potranno servire da università e centri di ricerca, dove gli studenti imparano le scienze marine. Potranno essere usate per l'itticoltura, la maricoltura e l'estrazione mineraria, mantenendo un equilibrio dinamico con l'ambiente oceanico. Le città marine autosufficienti hanno vari design in base alla loro localizzazione e funzione. Tali centri di osservazione marina consentono alla gente di vedere la vita marina nel suo habitat naturale. Tali sistemi di coltura e allevamento marino fanno crescere pesce e altre forme di vita marina per andare incontro ai bisogni nutrizionali della popolazione mondiale. Tali strutture consentiranno il libero passaggio delle correnti d'acqua. Utilizzare la tecnologia in questo modo renderà possibile a una società globale ottenere un avanzamento sociale e la ricostruzione planetaria nel minore periodo di tempo possibile. Un'utopia, se viene realizzata, morirà. Cesserà di essere tale, poiché ciò di cui sto parlando è una cultura in evoluzione, una cultura emergente. Non ho teorie per una società perfetta, non so cosa significhi. So che possiamo fare molto meglio di ciò che abbiamo oggi. Non sono un utopista, non sono un umanista, che vorrebbe vedere vivere in cordialità e armonia, ma so che se non viviamo in quel modo, ci uccideremo a vicenda e distruggeremo la Terra. Questo nuovo stile di vita, fornendo più tempo libero e svago, innalzerà anche la conoscenza e la creatività di tutti.
La misura del successo sarà determinata dalla soddisfazione degli interessi personali, anziché dal raggiungimento di ricchezze e traguardi egoistici. Un'economia basata sulle risorse non cambierà solo l'ambiente, rendendolo pulito, efficiente e piacevole, ma introdurrà un nuovo sistema di valori, appropriato alla direzione e agli scopi di questo approccio innovativo. Con educazione e risorse messe a disposizione, non ci sarà limite al potenziale umano. Tutti avranno la libertà di perseguire qualunque campo costruttivo di applicazione sceglieranno, senza le limitazioni economiche che affrontiamo oggi. Siamo in un momento in cui è necessario prendere delle decisioni se vogliamo evolvere dall'attuale cultura della scarsità, dello spreco e della distruzione ambientale, verso una società sostenibile che si occupi dell'ecosistema e di abbondanza. Una nazione senza una visione di come può essere il futuro è condannata a ripetere i propri errori ancora e ancora. Affermiamo disonestamente che l'uomo è la forma più alta di evoluzione. Questo lo impariamo a scuola. L'uomo distrugge gli oceani, i pesci, l'atmosfera e i suoi simili. L'uomo vola sopra una città, preme un bottone e brucia tutti gli abitanti della città con le armi nucleari. È questa la creazione più elevata della natura? Non mi pare. Secondo il mio parere, abbiamo una lunga strada da percorrere. Possiamo far evolvere la Terra in un paradiso o cadere nell'oblio. È ciò che scegli di fare che determina un futuro. Possiamo creare un mondo in cui guerra e miseria sono ricordi lontani, dove tutte le scienze e le tecnologie sono utilizzate nell'ambito di un'economia basata sulle risorse per la protezione dell'ambiente e il benessere di tutti. Solo allora comprenderemo cosa significa essere veramente civilizzati. Entra a far parte di una crescente comunità di persone che lavorano per rendere i traguardi del Venus Project una realtà. Unisciti a noi nello sforzo di portare questa visione positiva del futuro a un pubblico sempre più ampio attraverso la diffusione di questo film. Tutto questo potrebbe essere ottenuto con ciò che sappiamo oggi. Ci vorrebbero 10 anni per cambiare la faccia della Terra e trasformare nuovamente il mondo in un giardino dell'Eden. La scelta è tua. L'idiozia della corsa agli armamenti nucleari, lo sviluppo delle armi, il tentativo di risolvere i problemi tramite la politica leggendo questo o quel partito. Tutti i politici sono immersi nella corruzione. Lasciatemelo dire di nuovo. Comunismo, socialismo, fascismo, i democratici, i liberali, non esistono problemi neri, polacchi o ebrei, problemi greci o delle donne, ma solo problemi umani.